È il piacere di avere qui insieme a noi questa sera l'onorevole Piero Grassi, il quale ha il merito grandissimo di portare avanti quella che è stata l'opera di Aldo Moro e gli eventi che hanno portato alla sua morte. Se l'Italia intera conosce o è stata messa nelle condizioni di conoscere i minimi particolari, gli accadimenti di quel lontano 1978, lo si deve all'opera tenace, certosina dell'onorevole che ha portato avanti il politico che ha fatto tanto onore alla nostra terra tutta l'anno. L'opera di Moro è un'opera meritoria che è iniziata dal dopoguerra e devo dire la verità, nei suoi 18 anni di onorevole, di militanza nel Parlamento italiano, Piero Grassi ha cercato di sviscerare e mettere a fuoco tutti i punti salienti della sua politica e della sua opera. E quindi a lui va un grosso applauso da parte di tutta la comunità pugliese, perché è riuscita a dare valore nei giusti termini di questo grande statista che sta iniziando pure la causa di beatificazione, essendo un domenicano laico, quindi una opera meritoria sotto tutti i punti di vista, e qui l'onorevole ci racconterà con la sua competenza, la sua preparazione, tutto quello che riguarda la figura di Aldo Moro. Buonasera a tutti. E vorrei ringraziare in particolar modo gli insegnanti che si sono fatto carico di sensibilizzare gli alunni e in più poi ringraziamo la ditta Pietro Morra, che non si tira mai indietro quando si tratta di sponsorizzare con questi tipi di eventi e starci sempre vicino. Grazie a tutti. Buonasera, grazie dell'invito. Saluto al sindaco, all'amministrazione comunale e alla comunità. Io, prima di iniziare, consiglierei quelli che possono di sedersi, perché il racconto è molto duro e quindi è preferibile ascoltarlo da seduto. Ti dico qualche cosa e poi iniziamo. Per me quella di oggi è la 656esima puntata in 5 anni. Questa settimana ho fatto lunedì Università di Caltanissetta, martedì Università di Palermo, mercoledì Liceo Cirillo di Bari, venerdì Tricase, Liceo di Tricase, e sabato sopra. E lunedì, la prossima settimana, verrò in Spagna. Che cosa sentirete stasera? Nel progetto del Consiglio regionale, al quale il Comune di Monteleone di Puglia, con molta intelligenza culturale, ha aderito. Il caso Moro è contenuto in 6 milioni di pagine. Non i libri e i giornali, ma gli atti processuali. Quindi quello che sentirete non è il mio pensiero, sono gli atti processuali. Io che cosa vi chiedo in cambio? Il massimo del silenzio, perché gli atti processuali non si commentano, si recitano. E io devo usare le parole degli atti processuali perché c'ho già tanta gente che mi segue e che vorrebbe farmi smettere. 6 milioni di atti processuali, da dove arrivano? 8 processi Moro, 4 commissioni terrorismo e stragi, 2 commissioni Moro, una commissione Mitrocchi e una commissione P2. Le commissioni hanno gli stessi poteri della magistratura. Lì c'è una sedia vuota, reinvito a sedervi. Così come qui ce n'è un'altra, tranquillamente. Perché io sono 5 anni che ogni giorno
combatto con la verità sul caso Moro, dopo aver proposto la commissione d'inchiesta, aver fatto 200 interrogatori, oggi continuo a studiare, continuo a fare ricerche, nello stesso tempo tramite la Regione abbiamo fatto questi quattro progetti che servono a diffondere in Puglia la verità sul mondo. Faccio un esempio. Ci hanno detto per tanti anni che Parigi è la capitale della Germania. Questo è il caso Moro. Voi sapete tutti che Parigi è la capitale della Francia. Io cercherò stasera di raccontarvi Moro uomo, Moro professore, Moro presidente del Consiglio, che ho notato è venuto anche a Monteleone, c'è una bellissima fotografia, perché Moro girava tutti i comuni del Collegio Bariforte. E poi cercherò di raccontarvi la spietatezza del rapimento e dell'omicidio con tanti segreti di Stato che sono stati desegretati, perché quindi noi li abbiamo studiati e li abbiamo inseriti negli atti della Commissione. Una precisazione, siccome parleremo di tante persone che conoscete, in Italia la responsabilità penale è personale. Quindi quando parliamo del, faccio un esempio calzato, del carabiniere X, vale per il carabiniere X, non per tutti i carabinieri. Quando parliamo di Cossiga, vale per Cossiga, non per tutti i politici. Quando parliamo del vescovo Marcinkus, vale per il vescovo Marcinkus, non per il Vaticano. Perché se no, verrebbe fuori che siamo tutti criminali, così non è. Siamo la maggior parte persone per bene e poi in mezzo a noi ci sono gli criminali. Quando parte il caso Moro? Negli anni 30-40 gli italiani si sono bevuti il cervello e hanno inneggiato a Benito Mussolini, che era un dittatore, che abolì la democrazia, abolì il Parlamento, fece le leggi razziali, ne combinò tutti i colori, poi ci portò pure in guerra. In quegli anni inizia il caso Moro. Perché? Nel carcere di Chiudi, a Bari, sono rinchiuse due persone. Uno è Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista, l'altro è Sandro Pertini, socialista, poi Presidente della Repubblica. Rivolgendosi a queste due persone, Mussolini dice: spegnete quei cervelli. Ragazzi, spegnete quei cervelli, perché il fascismo fu oppressione fisica, ma anche psicologica. In quegli anni 30-40 Moro frequenta l'Università di Bari e si iscrive a giurisprudenza, il corso di laurea è di 4 anni e lui si laurea in 3 anni, un anno prima. 21 esami, lui a 13 esami prende 30 lode, cioè il massimo. Quando va male, gli altri 8, prende 30. La persona con i voti più alti nella storia di tutta l'università italiana. Si laurea un anno prima. Voi immaginate che il 3 novembre del 41 c'è la prima lezione dell'Università di Bari e c'ha 25 anni, professore universitario, ha 25 anni. Quel giorno Moro dice una frase, la persona prima di tutto, e i fascisti lo vogliono arrestare. Perché i fascisti dicevano Mussolini, poi il partito fascista, poi lo Stato, poi lui dice la persona prima di tutto. Ma qual è la condizione della Puglia il 10 giugno 1940 quando l'Italia entra in guerra? Perché poi Mussolini dichiara la guerra, ma gli italiani applaudono a Piazza Venezia, non bisogna mai dimenticarlo. L'88% delle abitazioni pugliesi è senza acqua potabile e servizi igienici.
Non mi chiedete come si viveva, perché noi che stiamo qua, i servizi igienici, l'acqua potabile abbiamo trovato. Quindi non sappiamo come era prima. Ma 88 abitazioni su 100 non ce ne avevano questo. L'82% delle strade pugliesi era in polvere. Il 40% dei pugliesi non sapeva leggere e scrivere. Il 2% era laureato e il 3% era diplomato, cioè una cosa di totale ignoranza. Quando l'Italia entra in guerra, alla guerra non vanno quelli di 90 anni, vanno quelli di 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E sapete come funzionava? Funzionava così, che la mattina la madre del soldato che stava in guerra, in Russia, in Africa, non c'erano i telefonini, non c'era internet, non c'era televisione, non c'era niente, uno partiva, buonanotte. La madre del soldato ogni mattina andava al comune di Monteleone, andava a vedere l'albo pretorio giù se nell'elenco dei morti stava il figlio, perché se il ragazzo soldato moriva era comunicato al podestà e il podestà nell'albo pretorio metteva il nome dei morti. A Monteleone, piccolino, a Bari, a Foggia, non uno, tanti. Diciamo, non è l'ideale per il bambino questa conferenza, ma se lo sente. E se il morto c'era, che succedeva? Che la madre, accanto al dolore, doveva sperare che la salma tornasse. La maggior parte dei soldati italiani morti fuori dall'Italia non sono tornati, nemmeno da morti. Chiaro? Se il nome non c'era, è passato un altro giorno, domani torniamo al comune. Ma la madre andava al comune da sola? No. Andava o con un carabiniere amico o con il padre, perché spesso la madre non sapeva leggere e scrivere. Stiamo parlando del 1940, non dei romani o dei cartaginesi, cioè stiamo parlando di meno di 80 anni fa. In questo contesto la guerra finisce, come sapete, cioè malissimo. Io domani al Sacrario Militare di Bari faccio la commemorazione delle fosse ardeatine, una tragedia, 335 persone morti senza motivo. Ma noi italiani spesso queste cose le dimentichiamo. Poi c'è l'8 settembre, il 25 aprile, finisce la guerra. Finisce la guerra e il 2 giugno 1946 gli italiani vanno a votare per decidere tra Repubblica e Monarchia. Per fortuna vince la Repubblica. Quella campagna elettorale è una campagna elettorale durissima, molto calda come clima politico ma anche come clima meteorologico. Nel collegio nostro, perché io sono di Terlizzi, provincia di Bari, Bari e Foggia, stavano insieme alla Camera, nel collegio nostro quelli che accendono le piazze sono due persone. Uno è comunista, Giuseppe Di Vittorio, segretario generale della CGIL. Uno che non sapeva leggere e scrivere perché era figlio di gente che moriva di fame e che imparò da solo a leggere e scrivere. Di Vittorio sui palchi si toglieva la coppola e la gettava per terra, poi la calpestava e diceva che ai trafoni del sud, noi, che quando passa il padrone non bisogna togliersi il cappello. Di Vittorio infiammava le piazze di Puglia perché era stato per tanti anni segretario della CGIL nel nord barese, nel foggiano, conosceva il bracciantato, conosceva gli operai, era molto amato. Dall'altra parte, rispetto al Partito Comunista, c'era Tomoro, il quale sui palchi di Puglia parlava di diritto e morale, stato etico. Dice la Gazzetta del Mezzogiorno,
folla applaudente ai comizi di Moro, la gente va via felice, ma non capisce nulla. E perché non capiva nulla? Perché Moro era professore universitario, 30 anni. Non è che parlasse difficile, ma usava una terminologia che i cafoni del sud non capivano. Io i primi comizi di Moro li ho visti nel 61-62, avevo 3-4 anni. Mi portava mio nonno faceva un mestiere che non esiste più. Lui incideva la pietra e la scalpellino. Io chiedevo a mio nonno, ma scusa nonno, ma tu perché applaudi? Perché mio nonno applaudiva sempre. Dico, ma che cosa hai capito? Mio nonno diceva, nulla. E perché applaudi? Dice, senti, due cose ho capito. Che il fascismo non ci sta più. Ed è una cosa che soltanto chi ha provato può capire. Perché il fascismo era lì, privazione della dignità della persona. L'altra cosa che mio nonno aveva capito, dice, senti, quando è venuto la prima volta a Terlizzi nel 1946, ha detto sul palco che la scuola non può basarsi sul reddito, ma sul merito. E mio nonno diceva, e tuo padre, cioè mio padre, ha fatto il professore grazie a questa filosofia, perché io i soldi per mandare tuo padre a scuola non ce li avevo. E mio nonno applaudiva. Moro arriva alla Costituente. La Costituente dura 2 anni, 46-48, e si scrive la Costituzione. La Costituzione italiana aveva prima lo Statuto Albertino, dal 1848 al 31 dicembre 1946. Lo Statuto Albertino che cosa diceva? Che il re concedeva ai sudditi determinati diritti. Poi arriva Mussolini e questi diritti li toglie. Perché Mussolini i diritti li ha tolti. Li ha tolti. Allora Moro dice i diritti non si possono concedere. Perché se qualcuno li concede, poi arriva qualche altro che li revoca. Allora i diritti che la Costituzione ci dà non sono concessi. Moro fa scrivere, la Repubblica riconosce i diritti alle persone, non ai cittadini, alla persona che viene prima del cittadino. E qual è la differenza tra cittadino e persona? Molto semplice. Il cittadino è chi nasce e va al comune, il padre, e dichiara la nascita del figlio. Ma noi abbiamo un diritto penale in Italia che difende il feto. È il feto un cittadino? No, è una persona però. Tant'è che se tu uccidi un feto perché prendi una donna e la getti giù dalle scale, sei arrestato. La donna vive e quindi tu non l'hai uccisa, ma hai ucciso il feto, ti arrestano perché il feto è protetto. E quindi la Costituzione italiana ruota intorno alla persona ed è la Costituzione più bella del mondo, non perché lo dice Benigni, che peraltro ha pure ragione, ma perché è l'unica che prima di tutto ci mette la persona. Mi rivolgo ai ragazzi. Quali sono i diritti fondamentali della Costituzione che vengono messi nella prima parte? Libertà personale, libertà politica, libertà religiosa, diritto allo studio, diritto alla salute, diritto al lavoro, diritto alla mobilità. Cioè noi la mattina, da quando ci alziamo, a quando andiamo a dormire, è tutta Costituzione. Se non c'è la Costituzione, tu non puoi essere libero di votare come vuoi, di andare dove vuoi, di andare con l'Islam, con i cristiani, con i buddisti, di andare a scuola, di ricoverarti in ospedale. Tutto è Costituzione. Questo capolavoro ruota soprattutto intorno
alla volontà di Moro che è determinante per gli articoli principali 1, 2, 3. Tenete presente che mentre si fa la Costituente e nella commissione dei 75 che scrive la Costituente ci sta anche Giuseppe Di Vittorio, Moro trova in Parlamento dei suoi colleghi universitari di tutta Italia, non solo della Democrazia Cristiana, ma anche di altri partiti. E che cosa fa? Fa un'indagine sulla scuola italiana, scoprendo che cosa? Il ministro Coppino, che fu ministro nel 1876, cioè dopo Roma capitale d'Italia, che cosa diceva quella legge? Che ogni bambino fino a 11 anni doveva andare a scuola e se non andava non gliene importava niente a nessuno. E i bambini che non andavano a scuola dove andavano? Giocavano alla PlayStation? Non c'era la PlayStation. Andavano al metro di grado. Dopodiché arrivi i carabinieri, non a prendersi il ragazzo, a prendersi il genitore, perché studiare è un diritto, ma è anche un dovere. Perché è un dovere? Perché se non studiassimo saremmo un popolo di ignoranti e tutto questo si rivolterebbe contro la società. L'indagine di Moro in quegli anni dice che la media italiana di analfabetismo è del 25-26%, con punte del 40% a Sud Italia. Ma mica è facile arrivare alla legge. Nel 1953 nasce una cosa che voi pensate che c'è sempre stata, non è così. A Torino nel 53 nasce la televisione. Nel 53. Nel 1957 a Monteleone non c'è nemmeno un televisore, nemmeno uno, anche perché non arriva il segnale a Monteleone nel 57. Sto parlando della vostra città. Che succede nel 57? Che Moro è ministro della pubblica istruzione e si inventa una cosa bellissima che non è l'Isola dei Famosi, non è il Grande Fratello, è un programma che si chiamava Non è mai troppo tardi, venduto in 200 nazioni del mondo, la RAI ha fatto miliardi. Grazie del suggerimento, a parte il sindaco, grazie perché mi serviva. Allora, quando il programma deve partire, Moro chiama il direttore della RAI, Arlata, il quale lo va a trovare al Ministero della Pubblica Istruzione e gli dice: abbiamo fatto un concorso durissimo, il maestro prescelto è il maestro Alberto Manzi. Ma il direttore della RAI dice a Moro: un maestro bravissimo, ma c'ha un difetto. Moro raccontava a noi questa scena, perché Moro era imitatore, imitava Alighiero Moschese che imitava Moro. Quando il direttore della RAI dice a Moro c'è un difetto, Moro pensa a due cose che abbiamo completamente dimenticato. Uno è che nel 57 nelle nostre città stavano i grandi invalidi di guerra, senza gambe, senza braccia, senza occhi. Nello stesso tempo, nel 57, ditelo ai professori, ragazzi, domani, nelle nostre città, anche a Monteleone, c'era un mostro che girava la città
e si mangiava arti inferiori e superiori. Noi dimentichiamo tutto. Però se io dico CR7, tutti quanti sanno che è Ronaldo. Che cos'è questo mostro? Questo mostro si chiamava Talidomide ed era una medicina che assumevano le donne in stato interessante, e siccome la medicina era sbagliata, una volta che se l'era presa la donna la medicina, nella pancia la medicina si mangiava le braccia, le mani, i piedi e le gambe, e nascevano i mostri. Mentre voi pensavate ad altro, ai gossip, nel 2017 la Camera ha chiuso il contenzioso economico con questi ragazzi, 60 anni dopo, perché la medicina, essendo stata autorizzata dallo Stato, come sa bene il dottore, essendo una medicina sbagliata, lo Stato gli ha pagato i danni a tutti questi ragazzi mostri che sono nati. Allora Moro dice, ma come faccio a mandare in televisione un maestro che non ha le gambe, non ha le braccia? Nel 57 sarebbe stato uno scandalo. Chiede al direttore della RAI, scusi, ma qual è il difetto? Il direttore della RAI inizia a balbettare e dice, signor ministro, non riesce a parlare perché ha paura di dire il difetto. Per due o tre volte dice, balbetta. Alla fine prende la rincorsa e dice, signor ministro, il maestro non riesce a dire altre. È comunista. Moro risponde, io sono democristiano, ma in democrazia le differenze non sono un difetto, sono un valore. Ragazzi, le differenze sono un valore. State attenti perché non passerà mai il tempo della differenza, non possiamo mai essere tutti uguali, per altezza, per bassezza, per cultura, per ricchezza, per religione, per credo politico, non possiamo mai essere tutti uguali. E se ognuno di noi ritiene che quello diverso da sé sia un nemico da battere, andiamo a finire ai campi di concentramento. Invece quello che è diverso da noi è diverso da noi e noi siamo diversi da lui. Non esiste il prototipo dell'uomo, bianco, nero, giallo, non esiste. Ecco perché queste cose non sono del tempo di Moro, sono di oggi. Le differenze sono un valore. Parte il programma, non è mai troppo tardi. Da lunedì al venerdì, dalle 17.15 alle 18.15. Come inizia questo programma in televisione? Aeyou. Cioè un maestro disegna sulla lavagna Aeyou. Non il congiuntivo e il condizionale, che andrebbe spiegato a qualche ministro che ogni tanto assolve sbaglia, ma le vocali. E quando io sono andato in un liceo di Gorizia, e siccome io sono un presuntuoso, ho detto accanto alle cinque vocali stava una lettera che all'epoca si chiamava mutina. I ragazzi del liceo hanno detto, onorevole, che cos'è la mutina? La mutina era vacca all'epoca. Questo programma, ragazzi, a Monteleone non c'erano televisioni, ma nei paesi dove c'erano nel 57 un televisore costava 14.000 euro al prezzo di oggi e l'operaio guadagnava 5 euro al mese e il televisore costava 14.000 euro. Chi sono potuto comprare? Però nel 57 noi avevamo tanta povertà, tanta ignoranza, ma avevamo due cose che abbiamo smarrito. Avevamo la bontà, che oggi abbiamo perso, e avevamo la voglia di imparare, che oggi abbiamo perso. E nella mia città, 28.000 abitanti, dove c'erano 25 televisori, qualche bar, qualche ristorante, 4-5 ricchi, sapete che cosa succedeva nel 57?
che le persone alle 17 del pomeriggio prendevano una sedia da casa e andavano nel luogo dove stava la televisione. Moro parlava di mobilità di sedia. E che cosa portavano con la sedia? Portavano un quaderno, non quelli belli, possibili. Copertina nera, quella delle partecipazioni dei morti. In più non portavano le penne colorate, i gessetti, tutte le belle cose che stanno... Portavano il lapis, che era la matita del muratore. E se voi andate a vedere sul mio sito, gratis, tutto gratis, alcuni video di questo programma, vedete che in una classe, che poi è lo studio della RAI, stanno una decina di persone, dove il più giovane sembra avere 300 anni, invece il più giovane ha 30 anni, perché quelli del 57 non sono belli, sistemati, ordinati, eleganti, puliti come siamo noi. Un uomo di 40 anni ha tutte le rughe, perché le condizioni del lavoro non erano quelle. E sentite che cosa succede quando il maestro chiama un signore che sembra avere 200 anni e invece ce ne ha 42 ed è un muratore e gli dice facciamo non l'addizione, perché sennò quello non avrebbe capito, dice vai alla lavagna e facciamo la più, come si diceva all'epoca. Il maestro dice due. E questo, dopo 5 minuti scrive 2, 5 minuti per scrivere 2, più, ci mette la più, il maestro dice 2, 2, il maestro all'epoca diceva pagato, si tirava la linea e si diceva pagato. Ora, a voi, voi siete anziani, ma io mi rivolgo ai giovani, ai giovani, se io vi dico 2 più 2, voi non fate manco il calcolo, sapete a memoria che è 4. Sentite come nel 57 questo muratore fa due più. Prende il pollice, tutto in televisione si vede, se lo lecca tutto e dice 1. Poi si lecca il secondo dito e dice 2. Poi si lecca il terzo, poi si lecca il quarto. Per fare 2 più 2 ci mette 12 minuti, un'impresa, e scrive 4. Questa è la condizione dell'Italia. Non al tempo dei cartaginesi o dei romani, ma nel 57, io sono nel 58, fate conto. Nel 57, questa è la condizione dell'Italia. Quel programma, non è mai troppo tardi, produce 3 milioni e mezzo di italiani che acquisiscono la quinta elementare grazie alla televisione. E la persona più anziana non è la nonna dei ragazzi, è la bisnonna. No, nemmeno, la trisavola, perché la persona più anziana nel corso dei 20 anni che dura questo programma è una signora calabrese che ha 88 anni, nel 1968. È una cosa eccezionale quel programma, ma toglie l'analfabetismo e l'ignoranza dello scrivere e del leggere. Ragazzi, state attenti, perché la cultura è innanzitutto libertà. Se uno è ignorante, non sa scegliere se deve andare a Foggia, a Benevento o ad Avellino. Se uno sa leggere e scrivere, c'è un po' di cultura, vive meglio. Ma Moro, per questo programma televisivo che dura 20 anni, e per la volontà di creare la scuola media obbligatoria, costruisce le scuole, fa i concorsi per i presidi, per i professori, viene attaccato. L'accusa è sperpero di denaro pubblico. Sentite che cosa risponde Moro, e in base a quella risposta non ci hanno andati a scuola e ci hanno andati anche loro. Nella scuola la spesa non è un costo, ma è investimento, perché senza la scuola non c'è cultura, non c'è benessere, non c'è sviluppo,
non c'è paese senza la scuola, non c'è paese. Perché se noi fossimo rimasti il popolo di ignoranti che eravamo quando la Repubblica è partita, non so oggi dove saremmo finiti tutti. Amore che ne combinano di tutti i colori. La prima notizia del rapimento Moro non è del 78, è del 1963-64. Qua faccio una premessa, mi rivolgo direttamente al comandante Carlini. Nel caso Moro non ci stanno i carabinieri che hanno salvato i 51 ragazzi. Non ci stanno i tanti carabinieri come lei che fanno il dovere in tante parti d'Italia. Non ci stanno i carabinieri che sono morti per difendere la nostra libertà e la nostra democrazia. Ci sono quelli che hanno commesso crimini. Nel 1963-64 il comandante generale dei carabinieri, che si chiama Giovanni De Lorenzo, è un generale, studia il piano Soro. Si chiama Soro perché lo devono fare soltanto i carabinieri. Che cos'è il piano Soro? È un tentativo di dittatura militare in Italia. Nel 1963-64 Moro è presidente del Consiglio. Per andare da Foggia a Parigi servono 2 giorni. E il passaporto, oggi con Ryanair, Bari-Parigi, 1 ora e mezza. In Spagna ci sta un dittatore, Francisco Franco. In Portogallo sta un altro dittatore, Salazar. In Grecia stanno per arrivare i colonnelli, altri dittatori. Il comandante generale dei carabinieri tenta il colpo di Stato. La RAI è circondata. Il 14 luglio del 64 il telegiornale, che è unico, dice che la mattina il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, ha ricevuto al Quirinale il generale De Lorenzo per la formazione del nuovo governo. L'8 agosto del 64 Aldo Moro e Giuseppe Saragat, vicepresidente del Consiglio, si recano al Quirinale a trovare il Presidente della Repubblica. Qui sta seduto il Presidente della Repubblica, Antonio Segni. Lì Saragat, qui Moro. Moro gli spiega al Presidente della Repubblica che il paese è sull'orlo della guerra civile. Pietro Nenni, socialista, parla di tintinnar di sciabole. Il Presidente della Repubblica fa finta di non capire. Ad un certo punto, stiamo a Quirinale, ragazzi, ad un certo punto Saragat, che è un bestione 10 centimetri più di me, 50 kg, avvocato, antifascista, piemontese, uno al quale piaceva il barolo, che è un po' come il nero di Troia. Saragat perde la pazienza, si alza, si mette a gridare, la sua sedia cade all'indietro e si getta sul Presidente della Repubblica, mettendogli le mani. Qualcuno dice, ma a me non mi hanno detto queste cose. E non me le hanno dette perché erano tutte segretate. Che cosa succede? Succede che il Presidente della Repubblica lancia un grido di dolore, cade all'indietro con la sedia e va in coma. Ma non per il tentativo di strangolamento di Saragat, perché il Padre Eterno gli manda un ictus cerebrale. Dietro la porta del Presidente della Repubblica, quando sta il Presidente, stanno sempre 2 carabinieri corazzieri, i quali sentono sto casino, grida, sedie, Saragat che dice basta, ti denunciamo alla Corte Costituzionale per altro tradimento. I 2 corazzieri entrano. Saranno gli unici 2 a raccontare quello che hanno visto, perché né Moro né Saragat racconteranno mai nulla. Segni dal coma si riprende dopo 1 mese parzialmente, ma perde
la parola, l'intelletto, l'uso delle gambe, delle braccia, delle mani e dei piedi, cioè muore dopo 7 anni su una sedia a rotelle. Tutto questo succede l'8 agosto del 64. Il 24 dicembre del 64, quando gli italiani stanno per festeggiare il Santo Natale, viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat. All'epoca non stava la televisione che seguiva tutto, la radio ci sentiva, io me lo ricordo da un bambino, e faceva uno spoglio per radio. La lotta era tra Saragat e Leone, alla fine venne eletto Saragat. Il primo atto pubblico di Saragat, Presidente della Repubblica, non me ne vede a ridere perché è una cosa vera, fu mandare l'esercito italiano a circondare i carabinieri che avevano circondato la RAI a Roma. E i carabinieri si arrendono per diversità di quantità di persone. Quindi noi rischiamo la guerra civile e un omicidio tra carabinieri ed esercito. Per fortuna i carabinieri si arrendono. Evitiamo la guerra civile. Ragazzi, nel 1964 il sogno degli italiani è comprarsi un frigorifero. Chi non ce l'ha a casa il frigorifero? Alzi la mano chi non ce l'ha. Manco una mano. Ce l'ha tutto. Giustamente. Nel 64 un frigorifero costava 3.200 euro. L'operaio guadagnava 15 euro al mese. Gli italiani sognavano di comprarsi il frigorifero. L'Italia cresce, cresce l'occupazione, cresce la cultura, le automobili, le autostrade, l'Italia cresce e si vive meglio. Tenete presente che il giorno di Repubblica o Monarchia, il 46, l'età media degli italiani non arrivava a 40 anni. Fatevi conto, se stavamo nel 46 io stavo già di là, voi più o meno. Oggi stiamo a 83 per le donne e a 78 per gli uomini. Non è sceso dal cielo. Se siamo passati da 40 a 83 come livello di età media per la morte, non viene dal cielo anche, ma viene dalla qualità della vita, dall'alimentazione, dalla sanità, da come si lavora. Ragazzi, fra poco parliamo di persone fatte a pezzi. Non si può, quando si parla di persone fatte a pezzi, fare altro. Ve lo dice uno che a scuola giocava le figurine panini. Quindi, capiamoci. 3 agosto 74, stazione di Roma Termini, ore 19:58, arriva Aldo. Sale sul treno Roma-Monaco, che parte alle 20:05. Alle 20:03 due uomini del Ministero degli Esteri fanno scendere Moro dal treno. Il Presidente deve firmare dei documenti importanti. Il treno parte. 3 ore dopo, verso le 12:30, vicino alla a Bologna, galleria San Benedetto Val di Sambro, quel treno salta in aria con la dinamite. Stiamo al 4 agosto 74, quel treno è l'Italicus. Il 12 dicembre del 69 c'è stata analoga esplosione nella Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano. Il maggio del 74, in un comizio antifascista a Brescia, saltano all'aria centinaia di persone, e poi il 2 agosto del 1980 la strage della stazione di Bologna, per citare 4 dei maggiori eventi. Lo stragismo in Italia, quindi le stragi, producono 2.000 morti e 20.000 feriti.
Non vi spaventate per quello che sto per dire, perché è una cosa brutta. Nel 74 non c'è il DNA. Il DNA è un metodo scientifico che consente di distinguere il braccio mio che si trova a Foggia dall'altro braccio mio che si trova ad Avellino. Prendono tutte e due le braccia, con il DNA capiscono che sono mie. Anche se queste due braccia stanno in mezzo a mille braccia. Nel 74 il DNA non funziona. E i morti come li mettiamo nelle bare? Tutti bruciati, fatti a pezzo. Vengono ricomposti per sesso, non per corpo. Cioè, nella stessa bara i pezzi di una donna, non della stessa donna. Quindi la testa di una donna, il tronco di un'altra donna, le gambe di un'altra donna ancora. Quindi per sesso, non per corpo, sigillate e consegnate alle famiglie. In un centinaio di bare non ci sta manco l'indice, perché quelli che stavano sulle bombe sono stati fatti a pezzi e dileguati, non si trova nemmeno il dito. E come facciamo alle famiglie a dargli la bara vuota? Allora gli italiani si inventano una cosa. Nelle bare, prima di consegnarle alle famiglie, mettono i tufi, in modo tale che la famiglia ha la sensazione che in quella bara ci sia il morto, per poterci andare a piangere sopra. Questo è stato lo stragismo in Italia, un dramma che non va mai dimenticato, perché succede da capo. E se noi non difendiamo la libertà e la democrazia, succede da capo. E nei treni non stavano i vecchi e i bambini come me, stavano i bambini di 2 anni, quelli di 10, quelli di 15. La magistratura all'epoca scrive che la dinamite utilizzata per le stragi in Italia non appartiene alle forze di polizia italiane, ma ad un organismo sovranazionale non convenzionale. La magistratura ci azzecca, ma non sa a che si riferisce. Oggi lo possiamo dire, l'ha detto brillantemente il sindaco, Gladio. In inglese si diceva stay behind, che era un organismo segreto che era nato per difenderci e poi diventò un'arma a doppio taglio. Nel 74, il 25 settembre, a Washington, Henry Kissinger, io non mi prendo estasi, ragazzi, sono caramelle per la gola, ancora qualcuno tra intende, perché a parlare sempre ogni giorno. Nel 74, il 25 settembre, a Washington, il capo del governo americano, Henry Kissinger, dice a Moro: se io lo dicessi al sindaco, il sindaco mi andrebbe a denunciare. Sentite che cosa dice. Presidente, lei deve smettere di portare avanti il suo piano politico perché tutte le forze del suo paese collaborino direttamente. Presidente, lei o la smette o la pagherà cara. Molto cara. Questo è un avvertimento ufficiale. Veda lei come deve intenderlo. Tradotto, Moro viene minacciato di morte. Novembre 77. Moro, passeggiando in transatlantico, dice a Cervone, suo amico di partito, che poi testimonia: caro Vittorio, la Democrazia Cristiana perderà voti, ma dobbiamo andare avanti. Dobbiamo spostare i comunisti da Mosca in Europa, costruire con loro l'Europa dei popoli, superare gli accordi di Yalta, che Yalta è la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli accordi che danno alla Russia l'est, agli americani l'ovest, compreso l'Italia, e agli inglesi le colonie. Ma Moro sa una cosa che noi abbiamo saputo 3 anni fa, è che i maledetti inglesi ci avevano il protettorato sull'Italia.
E quindi Moro dice: fin quando esiste Yalta, l'Europa non crescerà. Ricordatevi che quelli che hanno fatto la Brexit sono gli inglesi. E ricordate anche che sia Putin in Russia che Trump in America tentano di schiacciare l'Europa. E se l'Europa è debole, gli americani e i russi ci mangiano. E noi viviamo in un periodo nel quale abbiamo gli americani, i russi, i cinesi e gli indiani. Perché i cinesi sono 3 miliardi di persone. Noi dove andiamo? Dove andiamo? Ecco perché bisogna rinforzare l'Europa, dice Moro. Stiamo nel novembre del 78. Il 18 gennaio del 78 da Torino parte un muratore che va a Roma a costruire una cella insonorizzata. Un ottimo colonnello dei carabinieri, Nicolò Bozzo, intuisce che le Brigate Rosse stanno per fare un rapimento. Pensa che debbano rapire Cesare Lunniti o Gianni Agnelli della Fiat. Va a Roma dal comando generale dei carabinieri, dove il comandante generale è un novano, vicino Napoli, Nola, Mario De Sena. Gli racconta il fatto e il generale comandante dei carabinieri gli dice in dialetto napoletano: guardiamo, le Brigate Rosse stanno al nord, sono fatti vostri. Al verbale la parola fatti non c'è, è un'altra, ma ci siamo capiti, perché io devo usare un linguaggio confuso. Per la storia, il generale comandante Mario De Sena, andato in pensione, sarà arrestato per contiguità con la camorra napoletana e abusivismo edilizio come sindaco di Nola. Quando noi, che siamo la commissione, andiamo a Genova a interrogare il colonnello Bozzo, io gli chiedo: scusi, che cosa mi sa dire del generale dei carabinieri Delfino e del professore universitario Senzani? Il colonnello Bozzo dice a me: ma lei perché vuole sapere questa cosa? Io rispondo: scusi, generale, ma era generale, qui le domande le faccio io. Lei può avvalersi della facoltà di non rispondere. Siccome non credo che sia tanta diffusa la conoscenza di Delfino e Senzani, vi dico chi sono. L'interessante è che voi conoscete Ronaldo. Questi, la storia d'Italia, sono fatti miei, perché voi cantate tutti Orietta Berti finché la faccia la lascio andare. Non sono polemico, lo dico per indurvi a una riflessione. Il generale Delfino, generale dei carabinieri, viene arrestato perché è parte integrante dell'andrangheta calabrese che effettua i rapimenti delle persone nel nord-est d'Italia, e quando la polizia va alla casa trova in uno scatolo di scarpe 3 miliardi di lire, cioè 1,5 miliardi di euro. Chiede alla moglie: scusi, ma come mai nel scatolo di scarpe 3 miliardi all'epoca? E la moglie dice: frutto dell'onesto lavoro di mio marito, 3 miliardi. Questa deficiente criminale della moglie non sa che la polizia ha tracciato le banconote dei riscatti dei rapiti dell'andrangheta calabrese, e le banconote sono tutte tracciate e vengono tutte dai rapimenti. Il generale dei carabinieri Delfino è contiguo all'andrangheta calabrese. Chi è Senzani? Un professore universitario che fa il consulente del Ministero di Grazia e Giustizia. Nella stessa stanza, non giocarci con quello, lì sopra ci sono 6 morti, scusami, a parte il lavoro di chi l'ha fatto, ma ci sono 6 morti, è brutto sventolare un libricino dove stanno 6 morti, anche per difendere noi. Io sono fatto così, vi chiedo scusa, ma per me quei 6 morti sono come se sono di famiglia. Io ci convivo con quei 6, mi sono una notte, conosco tutte le famiglie. E conosco il dolore che hanno passato. Alcuni sono anche impazziti per il dolore.
Chi è Senzani? Lavora al Ministero di Grazia e Giustizia, fa il consulente al Ministero, oltre che professore universitario da Siena. Nella stessa stanza dei giudici Minervini e Tartaglione, che lui fa uccidere per le prime della Rossa. Senzani è il capo culturale delle Brigate Rosse. Non ha partecipato materialmente al rapimento Moro. Lui dice che è entrato nelle Brigate Rosse nel settembre del 78. La magistratura fiorentina gli dà ragione. Io riesco a dimostrare che la notte tra il 17 e il 18 luglio del 77, quindi l'anno prima di Moro, lui a casa sua a Firenze ha ospitato due brigatisti del caso Moro. Quindi tu non puoi dire che non sai che cosa sono le Brigate Rosse. E così, diciamo, entriamo in un pezzo dell'argomento. Senzani, quando io ho iniziato a girare l'Italia, mi ha fatto scrivere un avvocato dicendo che io non sono titolato a parlare di lui perché lui è stato assolto dal caso Moro. Io stasera è la 656esima volta che parlo di lui e gli ho mandato a dire che per farmi star zitto c'è soltanto un metodo che spero non usi. E quando in qualche zona particolare d'Italia, particolare voglio dire a densità di camorra, sono venuti a salutarmi a nome suo, che io non conosco, delle persone che mi hanno detto saluti dal professor Senzani, ma lei non deve celebrare il matrimonio di Renzo e Lucia. Sto parlando di... Io non sono il matrimonio celebrato, ma sono andato pure al battesimo del figlio, passando prima per la questura dove sono andato a fare una denuncia anonima. Quindi vi dico questo perché il caso Moro non è ieri, è oggi e domani. È oggi e domani. Se io non dicessi che vivo nella paura sarei bugiardo. Ma dopo 656 puntate non mi posso fermare, anche perché ho scoperto delle cose che per 40 anni nessuno ci ha detto. Ve ne dico una, poi vi dirò il resto. Il 16 marzo 78 scompare la borsa di Moro in via Fanni, telegiornali, eccetera, eccetera. Nessuno sa chi ha preso questa borsa. Il TG1 del 16 marzo 78 trasmette un filmato dove si vede chi ha preso la borsa. È un ufficiale dei Carabinieri, insieme a due generali dell'esercito. Ma noi stiamo ancora cercando la borsa. Cioè, questa è l'Italia, eh? Il giorno in cui qualcuno volesse sapere la borsa di Borsellino, vi posso dire anche quella. Ma torniamo a caso Moro. Senzani fa un rapimento di un ragazzo di 25 anni, che non c'entra nulla con Moro, ma c'è un fratello che è brigatista e che si è pentito, Roberto e Patrizio Peci. Senzani, per dimostrare che è lui il capo delle Brigate Rosse, fa il rapimento e lo detiene in una casa di Roma per 55 giorni. Dopodiché lo uccide, sentite come lo uccide. Lo fa inginocchiare, gli mette una mitraglietta in bocca e gli spara 11 colpi. La moglie di questo ragazzo muratore, 25 anni, Roberto Peci, sta incinta. Quando il marito viene ucciso, dopo 6-7 mesi la moglie partorisce e la figlia la chiama Roberta, come il marito ucciso. Quando Roberta fa gli esami di maturità a 18 anni, va al procuratore della Repubblica a Pescara e va a chiedere che cosa? Di vedere il film che il professor Giovanni Senzani ha fatto mentre uccideva il padre. Cioè ha fatto il film con la telecamera.
li avete aperti? Io l'ho visto quel film, ma l'ho visto in commissione. E che cosa si vede in questo filmato? Che il ragazzo sta inginocchiato, non può parlare perché c'è una scorpione in bocca, una mitraglietta così, e il ragazzo con quest'arma che gli arriva in gola dice, singhiozzando perché non è facile parlare, noi andiamo al dentista non riusciamo a parlare, pietà, fatemi tornare a casa, ho mia moglie in C. Come dice in C, partono gli 11 colpi. In bocca. E che cosa schizza sulla telecamera di quello che fa fare il film? Materia cerebrale, sangue, lingua, un occhio, una vergogna. Ma di questo, Vespa, Santoro, Gilletti, quelli che piacciono a voi, Campanelli, non ne parlano. La figlia vede il filmato della morte del padre con la testa traforata di pallottole e dice, da quelle poche parole che ho ascoltato dal filmato realizzato da chi ha ucciso mio padre, ho capito quanto amore mio padre avesse per noi. Perché il padre dice, fatemi tornare a casa, ho mia moglie incinta, ma non riesce a dirlo per fare. Questa non è l'Italia mia, nemmeno del sindaco di Monteleone. Sono convinto che sia nemmeno l'Italia vostra. Ma se voi fate così e siete indifferenti anche a saperle queste cose, e poi queste cose è capitata a quella ragazza, ma poi può capitare a qualche altro, e quindi bisogna sempre elevare il livello dell'attenzione verso la democrazia e stare sempre con la legge, mai contro la legge. Eravamo partiti dalla domanda al colonnello Pozzo, che rapporto c'è tra Senzani e Delfino? Il colonnello Pozzo dice erano amici, cioè il capo culturale delle Brigate Rosse, amico con uno dei più potenti generali dei Carabinieri d'Italia, e noi morto primo 18 febbraio 1978, da Beirut parte un telegramma. Il telegramma va ai nostri servizi segreti, sta tutto sul sito. Il telegramma dice, a giorni a Roma un evento terroristico sensazionale. Firmato Fonte 2000. Ci abbiamo messo 38 anni per sapere chi è Fonte 2000. Chi è? Il colonnello dei Carabinieri Stefano Giovannone. Ovviamente i Carabinieri lo sapevano, non hanno idea. Non lo sapeva il maresciallo comandante di Montreal. Non lo sapeva il comandante di Foggia, quello di Bari, ma i vertici dell'arma sì. Noi abbiamo scoperto che questo telegramma preannuncia il rapimento e la morte di lui, ma nessuno ha niente. 14 marzo 78, ultima lezione di Moro a Roma, all'università. Lo accompagnano all'uscita 7 ragazzi che si devono laureare il 16 marzo, 2 giorni dopo. È il professor Francesco Tritto di Gravina di Puglia, che è quello che il 9 maggio riceve la telefonata di Moro e gli dicono, abbiamo, la telefonata su Moro, gli dicono abbiamo ucciso. Sull'uscio dell'università il professor Tritto dice a Moro, presidente, si ricorda che dopo domani lei avrà l'ultima seduta di laurea. Moro dice, scusi professore, ma premesso che io non ho mai saltato una lezione, perché me lo ricordo? E poi perché la mia ultima seduta di laurea? Tritto, che si rende conto che è stato poco chiaro, dice no presidente, lei ha perfettamente ragione, ma la RAI, il telegiornale e i giornali sono mesi che dicono che lei a breve sarà eletto presidente della Repubblica. Ed eletto presidente della Repubblica non può più venire a fare il presidente. Sentite la risposta di Moro, 14 marzo 78, viene rapito il 16. Professor Tritto, lei è affettuoso e generoso, ma ingenuo.
io non sarò mai eletto Presidente della Repubblica. Mi faranno fare la fine di John Kennedy, Presidente degli Stati Uniti, ucciso a Dallas il 23 novembre 1963. Testimonianza in tribunale dei ragazzi che si dovevano laureare il 16 marzo. Il 15 marzo del 78, cioè il giorno dopo, un giornale a Roma, OP di Nino Pecorelli, scrive in prima pagina: chi sarà il novello bruto che alle Ivi di marzo ucciderà Cesare, futuro presidente della Repubblica? Questo stesso giornale, il 17 marzo, cioè il giorno dopo il rapimento, scrive in prima pagina: è Yalta che ha deciso di affare. È Yalta che ha deciso di affare. 16 marzo 1978, ore 8:30, Roma, via del Forte Trionfale 79, la casa di Roma. Tre poliziotti e due carabinieri vanno a prendere Mora. I carabinieri sono maresciallo Oreste Renato, appuntato Domenico Ricci. I poliziotti sono Giulio Rivera, Raffaele Liozzino e Francesco Zizzi di Fasano, pugliese. Partono due auto con Mora nella macchina dei carabinieri e vanno alla chiesa di San Francesco. Devono andare alla camera, vengono rapiti in via Fani, capiamoci. Partono dal comune di Monteleone, vanno ad Accadia, devono andare a Vallata, ma invece di andare alla strada Accadia-Vallata, vengono rapiti ed uccisi a Foggia. Secondo voi, uno da Accadia per andare a Vallata va da Foggia? Questa è via Fani. Chiaro? Moro non doveva andare da via Fani. Ma ci sono 7-8 persone che, interrogate il 16 marzo dalla Digos, dicono: no, passava tutti i giorni da via Fani. Sono false testimonianze, perché queste 7-8 persone non esistono. Sono andato io a vedere nei luoghi dove sono nati, non sono mai nati in quel giorno. E persone con quei nomi e cognomi non esistono in quei comuni, sono false testimonianze, interrogatori falsi della Digos. Siamo alla chiesa, i due carabinieri stanno a messa con Moro, i tre poliziotti che stanno fuori. Quando noi chiediamo al dottor Guido Zecca, che è il capo ufficio scorta del Ministero degli Interni, come avviene la scorta nel 78, quello ci dice: noi per telefono prendiamo lo scortato da casa la mattina e per telefono ce lo portiamo in giro tutto il giorno fino a che non torna a casa. E il telefono come funziona? Perché non c'erano telefonini, sarebbe il telefono a gettone che doveva girare, che quando vedevamo una cabina andavamo a spingere il bottone, chissà, accendeva il gettone. Noi dal Ministero degli Interni chiamavamo la macchina della polizia e la chiamata veniva registrato il numero di chi chiamava. Allora dateci il rullino della macchina polizia, noi vediamo chi è la chiamata che l'ha mandato in telefono. Il Ministero degli Interni risponde: abbiamo perso il rullino. Io dico, in tutta Italia lo hanno distrutto, perché sennò noi avremmo capito chi ha mandato un rullino. Facciamo un salto di un anno, poi torniamo in via Fani. Il 29 maggio del 79, nella casa del capo del KGB italiano, il professore universitario Giorgio Conforto, il KGB, ragazzi, è il servizio segreto della Russia. Nella casa di questo personaggio, che noi scopriamo che è il capo del KGB, ma lavora anche per la CIA, cioè come se il vostro bravo sindaco facesse il sindaco di Monteleone e il sindaco di Vallata. Non è possibile, o fa qua o fa qua. Questo signore lavora per la CIA, per il KGB e per il SISMI, Servizio Militare Italiano, Servizio Segreto. Nella casa di questo personaggio a Roma, viale Giulio Cesare 48,
vengono arrestati due fidanzati delle Brigate Rosse, Valerio Morucci e Adriano Valerio. Nella tasca di Morucci, il giorno dell'arresto, si trova un biglietto. Antonio Esposito, indirizzo e numero di telefono. Chi è Antonio Esposito? Un ufficiale dei servizi segreti che la mattina del 16 marzo 78 fa servizio all'ufficio radio scorte del Ministero degli Interni ed è iscritto alla P2, Loggia Massonica Criminale di Licio Gelli. Nella casa del capo del KGB noi troviamo carta intestata dello IOR del vescovo Marcinkus, un delinquente criminale, uomo della CIA iscritto alla P2. Carta intestata dell'Istituto Prodeo, che è un istituto religioso vaticano, il cui capo è Padre Morio, che è un sacerdote americano, che è il capo degli agenti della CIA in Italia. Quindi nello stesso posto abbiamo la CIA, il KGB, il SISMI, la P2 e la Banca Vaticana che sta in mano agli americani. Questo è il contesto nel quale viene rapito Morio. Torniamo al 16. Quando le auto di Moro arrivano in via Fani, l'azione terrorista dura 2 minuti e 56 secondi. La sparatoria 56 secondi. Vengono sparati 96 colpi di arma da fuoco. Per capire l'effetto che fa, io sono andato in un deposito di polizia, mi hanno messo due cuffie, mi hanno messo in una macchina e mi hanno sparato addosso 96 colpi. Io dopo il settimo, l'ottavo colpo, in 56 secondi, ho iniziato a toccarmi perché la paura, il rumore, il frastuono, io avevo l'idea che quei colpi fossero veri, ma non erano veri, era un assalto, se no buttavi qua. Ma io intanto lo racconto questa cosa, per farvi capire quei cinque cristi che stavano là, tre poliziotti, due carabinieri più uno, che cosa hanno provato. Perché i due carabinieri che stanno nella macchina di Moro vengono colpiti a una distanza di 10 cm dalla nuca. A tutti gli uomini della scorta viene fatto il colpo di grazia. Che cos'è il colpo di grazia? È falso. Il colpo di grazia è questo. Cioè si avvicina alla nuca la pistola e si spara. Non si salva nemmeno la Madonna di Lourdes. Ma ognuno di quelli ci aveva 15-20 colpi addosso, sarebbero morti lo stesso. Quando noi chiediamo al brigatista Franceschini, che sta in carcere il 16 marzo, ma che è uno dei tre fondatori delle Brigate Rosse, perché il colpo di grazia? Sarebbero morti. La risposta di Franceschini la dice lunga. Non doveva sopravvivere nessuno perché avrebbe potuto raccontare quello che aveva visto. Allora io che sono ingenuo in commissione dico scusi, ma che cosa aveva visto le Brigate Rosse che fanno il rapimento Moro? Non c'erano solo le Brigate Rosse. Il procuratore capo della Repubblica di Roma, Ciampoli, scrive in via Fani con le Brigate Rosse c'erano anche uomini dei nostri servizi segreti e di quelli mondiali e uomini della mafia romana. La banda della Magliana, io faccio un titolo che mi perseguita, ma del quale sono contentissimo. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno scrivo nel titolo, in via Fani c'erano anche le Brigate Rosse. Anche le Brigate Rosse. Le quali Brigate Rosse dicono che hanno sparato da lì, vicino al Bar Olivetti. Noi in commissione dimostriamo che due dei cinque morti, il maresciallo Leonardi e il poliziotto Iozzino sono stati uccisi da qui. La magistratura è un colonnello dei carabinieri che è di queste parti, oggi generale in pensione, Cornacchia. Gliel'ho detto in sua presenza in commissione, gliel'ho detto anche all'Università di Foggia, lo dico pure qua. Dicono che il bar Olivetti che sta su via Fani là è chiuso. Io trovo un filmato televisivo nel quale con i morti ancora lì il bar c'è un signore che alza la saracinesca senza mettere la chiave, quindi il bar era aperto. E quando il magistrato Giancarlo Armani
viene in commissione e dice: l'onorevole Grassi ha ragione, tant'è che io ho firmato i mandati di cattura per i proprietari del bar. E come mai non li avete arrestati? Dice dico io al magistrato che ha firmato il mandato nel 78. Lui dice: guardi, questo è quello che ci ha scritto il colonnello Cognacchia. I coniugi Olivetti sono introvabili. Quando il generale Cognacchia viene in commissione, siccome io, Moro diceva: toglietevi 2 milioni di voti, ma non un atomo di verità. E diceva anche: la verità è rivoluzionaria, ci aiuta ad essere coraggiosi. Io, generale Cognacchia, in commissione, gli esco un biglietto, gli dico: scusi, 878, mi dice nulla. E lui dice: no, mai sentito, il numero di casa era diverso. Le cose che vi sto dicendo stanno tutte sul mio sito, perché sono tutte interrogatorie. Che cos'è 878? È il numero della tessera di iscrizione alla P2 del generale Cognacchia, il quale sostiene di non essere mai stato iscritto alla P2. Ma nell'elenco della magistratura e della commissione P2 ci sta Antonio Michele Cognacchia. Dice Tina Anselmi, presidente della commissione P2, morta: la P2 è fatta da politici, magistrati, generali, colonnelli, imprenditori e giornalisti, tutti disonesti, che combattono l'Italia degli onesti. La strage di Via Fani, il rapimento e la strage, il quartier generale e il Vado Olivetti. Mi chiama un giornalista, Diego Cimara, che mi dice: guardi, io la mattina del 16 marzo ho chiamato io Paolo Fragliese, il giornalista che fa le riprese. Se volete vedere i servizi del 16 marzo, stanno sul mio sito. I video sono tutti in ordine cronologico. Ci sono due tipi di video, quelli miei e quelli della vicenda Moro, nei quali non c'entro io. Chi va nel Bar Olivetti nei mesi precedenti il rapimento Moro? Colonnello Guglielmi, vice comandante generale di Gladio. Massimo Carminati, Roma Mafia Capitale. Frank Coppola, Mafia Sicula Americana, un signore, ragazzi, che questo qui negli anni 70 a New York va a fare rapini in banca, ruba 10 miliardi, 5 milioni di euro, li mette fuori dalla cassaforte, in una stanza come questa. Ad un certo punto la cassaforte si chiude da sola, perché la chiusura della porta è a tempo. E lui si trova due dita nella porta di ferro della cassaforte. Sapete che fa? Prende il coltello, si taglia due dita, si prende i soldi e se ne va. Frank Coppola, detto Frank Tre Dita. Nel Bar Olivetti va un altro signore, Tano Badalamenti, quello che fa uccidere Peppino Impastati a Cinisi, 9 maggio 78. E lì i carabinieri fanno un'altra perla, perché dicono che Impastato si è suicidato e costruiscono le prove per dire che Impastato si è suicidato. Poi si scopre che è stato ucciso. Oh, capiamoci, il maresciallo non c'entra nulla. Ma ancora qualcuno si va a prendere con il maresciallo è come i carabinieri, i cavalieri hanno salvato i 51 ragazzi. Noi non dobbiamo mai confondere. Noi non dobbiamo mai generalizzare. Io sto parlando di altri, sto parlando dei carabinieri di Firenze che con la macchina dei carabinieri hanno stuprato e ripresi. Quelli sono criminali, gli altri no. Anzi, noi dobbiamo sempre dire grazie ai carabinieri, perché i carabinieri ci difendono e io non ho paura di vedere i carabinieri. Ho trovato una pattuglia tra Vallata e Monteleone. Mitra non mi hanno fermato, ma se mi avessero fermato, sarei tutto a posto, le circolazioni, patente, la macchina mia. Quindi che paura. Loro sono dei nostri amici, chi deve aver paura dei carabinieri? Sono i criminali. Ma noi non stiamo con i criminali, stiamo dall'altra parte.
Bar Olivetti, c'è un altro signore che rimane a Bar Olivetti, nessuno tremi, già tremo io. Si chiama Renatino De Pedis. Ovviamente nessuno lo conosce. Vale sempre il principio di CR7 Ronaldo. Renatino De Pedis è un signore romano che è il capo della banda della Magliana, che viene ucciso a 32 anni e imputato di 60 omicidi. Nel frattempo, mentre voi vi siete distratti con Orietta Berti, la moglie lo ha fatto seppellire nella Basilica Pontificia di Santa Polinare. La signora batte la testa, quindi lo sapeva. Il problema sapete qual è? Che noi abbiamo dovuto aspettare un sacerdote che non parla italiano perché il morto fosse spostato dalla Basilica Pontificia. Questo sacerdote si chiama Papa Bergoglio. Nessun italiano ha avuto il coraggio di dire che ci fa il capo della banda romagnana nella Basilica Pontificia. E che ci fa? Come mai sta là? Non fiatate, perché io vi dirò un nome. Ma io il nome lo posso dire, il cognome no, perché non riguarda il processo mondo. Per cui non dito manco voi in mia presenza, poi quando mai la dite quello che volete. Perché quello sta seppellito nella Basilica Pontificia? La chiave ha un nome, per favore non dite il cognome. Il nome è Emanuela. Punto, punto. Io do una cosa a te, illecita, e tu do una cosa. Questo è il Bar Olivetti. E il generale Cornacchia dice che i coniugi Olivetti, marito e moglie, sono irreperibili. La verità è un'altra, che c'era un terzo socio, anzi una donna, che se io l'avessi avanti la prenderei a schiaffi così, fino a che rimbambisce e dice ho sbagliato. Perché chi è questa terza persona che con i coniugi Olivetti è comproprietaria del bar, la figlia di un ex presidente della Repubblica, Giovanni Romi, la quale figlia non c'entra niente con Moro, ma gestisce un bar con due criminali e quindi è colpevole di associazione a delinquere con quei due criminali, perché in quel bar si portavano le armi giocate che la 'Ndrangheta comprava in Puglia, Basilicata e Calabria, le pistole giocate, quando eravamo piccoli, a 4.000 lire, 2 euro, le trasformavano in armi che uccidevano e le vendevano 800.000 lire, 400 euro. Un business di miliardi, tutto in barbaro. Il 16 marzo del 78, cioè quel giorno, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giulio Andreotti, dichiara che il governo ha deciso di non trattare con le Brigate Rosse. Il problema, sapete qual è? Il governo non ha mai deciso di non trattare. E quando noi andiamo a vedere gli atti del governo, ci rendiamo conto che il governo non ha mai deciso. Quindi Andreotti ha detto una bugia. E l'onorevole Ugo Pecchioli del Partito Comunista va a trovare Francesco Cossiga, ministro degli interni, e gli dice: caro Francesco, per noi comunisti Aldo Moro è morto in via Fani. Aldo Moro è stato rapito da 3 ore. Tutto registrato. Dice: come mai? Perché Cossiga nel 91 gli dice questa cosa a Giovanni Spadolini, presidente del Senato, il quale lo registra. Perché Spadolini registrava le telefonate che faceva con le persone importanti. Il 17 marzo del 78, cioè il giorno dopo il rapimento, un commissario di polizia di Foggia, e voi non lo sapete, e questo è il problema, voi non lo sapete, dice: ma tu ti sei arrabbiato con noi? No, io non è che mi arrabbio, cerco di stimolarvi. Meno Gilletti,
meno quello che conta i fagioli, meno quello che fa i programmi, meno, più cultura. Chi è questo commissario Foggiato? Poi è diventato prefetto, Marinelli. Che fa? Arriva alla prigione di Moro, il giorno dopo, sindaco, il 17 marzo 71, su segnalazione della Guardia di Finanza. Arriva la polizia, ma non può entrare. E perché non può entrare? Perché quella palazzina è di proprietà dello IORF, è zona extraterritoriale. Ma nessuno dica il Papa, no, il Papa non c'entra niente. La gestione di quella palazzina è del vescovo Paul Marcinkus. Moro sta lì. Il 18 marzo del 78, cioè il giorno dopo, la polizia arriva in via Gradoli a Roma, bussano, non apre nessuno, se ne va. Dentro ci sono Mario Moretti, capo militare delle Brigate Rosse, e Barbara Balzarani. Sapete che cosa succede? Che il verbale dell'ispezione di via Gradoli 78 ci ha scritto carta intestata Polizia di Stato. Ve lo spiego. Un documento a firma del vostro sindaco. È vero che lui ha fatto il sindaco per tanti anni e se lo merita di farlo per altri tanti. Ma se io vi portassi un documento dove sta scritto la firma sua e scritto sotto la data del 1958, non è possibile, perché lui nel 58 non era nemmeno nato. Allora che cosa vi voglio dire? Che il verbale di ispezione, sono andato bene? Non sono andato. Ah, va bene, era 4 anni, non potevo fare il sindaco. Ti faranno qui il monumento fra 200 anni, ma 4 anni non potevo fare il sindaco. Il verbale di ispezione di via Gradoli sta fatto su carta intestata della Polizia di Stato. Non è possibile, perché il termine Polizia di Stato è successivo alla riforma del 1981. Prima si chiamava Servizio di Pubblica Sicurezza. Quindi il verbale è stato fatto nell'81. Mi sono spiegato. Presidente Cossiga e la televisione, quando la televisione intervista uno, la commissione ha preso tutte le prove perché sono testimonianze dirette. Presidente Cossiga, chi vorrà incontrare nell'aldilà? E Cossiga, Presidente della Repubblica, dice il mio miglior amico Aldo Moro, perché lo abbiamo ucciso da innocente. Presidente Cossiga, perché lei parla di morte? Andreotti è più vecchio di lei di 10 anni. Cossiga risponde, tutto a video. Andreotti ha fatto il patto con diavolo. Camperà 200 anni. Io, il giorno in cui abbiamo ucciso Aldo Moro, mi sono ammalato. La malattia della pelle. Attenzione, quando Cossiga dice abbiamo ucciso Aldo Moro, non è che è andato lui a sparare. Lui non ha evitato che lo uccidessero. Tant'è che Moro, in una delle ultime lettere alla moglie, scrive: vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce sarebbe bellissimo. Ma prima ha scritto, pacatamente, quando vedrai Cossiga, ringrazialo 3 volte per non avermi protetto, per non avermi cercato, per la politica inconcludente del governo e del Parlamento. Nei 55 giorni del rapimento Moro, tutti i giornali dicono no alla trattativa, tranne la Gazzetta del Mezzogiorno e il Giorno di Milano. Voi immaginate che il 9 maggio del 78, quando Moro sarà trovato morto, un giornalista, Giulio Anselmi, chiama il cardinal Siri di Genova e gli dice: se i telefonini togliessimo suoneria sarebbe una cosa bellissima. È perché io prendo il filo, non leggo, non c'è l'unico. Giulio
Finanziario intervista il Cardinal Siri di Genova e gli chiede: Eccellenza, hanno trovato il cadavere di Moro. Sentite la risposta di Siri: ha avuto quello che si meritava. Cardinale, la Chiesa non è Siri, la Chiesa è anche Padre Pio, che quando a settembre Moro lo va a trovare a San Giovanni Rotondo, in presenza di tanta gente, tanti giornalisti, eccetera, eccetera, Padre Pio rimprovera Moro e dice: sono venuti tutti qui a cercare i voti, tranne lei. Perché Moro aveva l'intrusia di andare. Dice, questo modo di pensare che io vado a cercare i voti. Però alla fine si fece coraggio, dice: come faccio a non andare da Padre Pio nel 68, cioè l'anno in cui morì? Allora mai confondere il delinquente della persona per me. Nei 55 giorni succede di tutto di più. Succede il lago della Duchessa, il comunicato numero 7 delle Brigate Rosse, sta scritto che hanno ucciso Moro, ma hanno gettato in un lago, tutto di vero. Quel comunicato non è delle Brigate Rosse. Arriviamo alla morte di Moro, vi racconterò come è stato ucciso. La morte di Moro, il rapimento Moro, stanno descritti nel memoriale Morucci Fanda, che sono i fidanzati delle DR. Se io al popolo della scuola dicessi promessi sposi, voi rispondereste Alessandro Manzoni, giusto? Se vi dico Divina Commedia, voi che cosa mi rispondete? Giovanni Verga? No, Dante Alighieri. A noi, a quelli della mia età, a quelli che c'erano, a quelli che sono venuti dopo e hanno studiato, hanno detto che il memoriale Morucci Faranda, che sono due brigatisti, contiene tutta la verità sul rapimento e la morte di Moro. Allora uno va a leggersi queste 100 pagine e trova la verità. Allora, il memoriale viene scritto nel carcere di Frosinone. Siccome questi lo devono mandare a Cossiga, Presidente della Repubblica, loro stanno in carcere, non lo possono portare. Scrivono una dedica: solo per lei, signor Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, qui ci stanno tutti i nomi e i cognomi della vicenda del rapimento e della morte di Moro. Con stima e affetto, Valerio Morucci, Adriana Faranda, anno 1986. Chi porta questo memoriale al Presidente della Repubblica? Una suora, Suor Teresilla Barilloa, che purtroppo, se il sindaco l'avesse invitata, non poteva venire stasera. Sapete perché? Perché dopo aver lasciato il memoriale al Presidente della Repubblica, passa qualche anno e lei muore asfaltata. Che significa muore asfaltata? Che va alla processione del Divino Amore a Roma, una macchina entra in processione per sbaglio e la asfalta, passa da sopra. E Suor Teresilla non può parlare più. Cossiga che dice: bello questo memoriale, finalmente sappiamo tutta la verità sulla morte di Moro. C'è solo un errore. La data. Io non l'ho avuto nell'86, l'ho avuto nel 1990. Ma secondo voi il sindaco di Monteleone è rimbambito, si è scritto qua 23 marzo 2019? No, è una persona per bene, corretta. Oggi è 23 marzo 2019. Questo sta nel mio sito, come tutti i documenti di Moro, come tutte le foto di Moro. Se voi andate a prendere Monteleone fra 10 anni, 23 marzo 2019, perché la data di oggi. Se io mando il memoriale a Cossiga, ci metto la data di quando l'ho mandato, 1986. Cossiga dice: no, l'ho avuto nel 90, 4 anni dopo. I due brigatisti dicono: sì, abbiamo sbagliato a mettere la data. Ma secondo voi
il sindaco vostro poteva sbagliare mentre andate qua. Va bene, andiamo avanti. Ovviamente i brigatisti, il Presidente della Repubblica, abbiamo sbagliato la data, l'ha detto il Presidente della Repubblica, passa l'idea che il memoriale è del 1990. Poi arriva un deputato di serie Z, che sono io, e che cosa scopre? Che nel 1988, 2 anni prima del 90 e 2 anni dopo la data del memoriale, il Presidente della Repubblica ha passato il memoriale ai nostri servizi segreti. Quindi non l'ho avuto nel 90, perché per dare la cosa al sindaco significa che io... Ma non è finito. Chi l'ha scritto questo memoriale? Che noi abbiamo distrutto rigo per rigo con le prove. Lo ha scritto Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica, Ugo Pecchioli del Partito Comunista, il giudice Ferdinando Imposimato e il giudice Rosario Prione, insieme con i servizi segreti. Perché l'hanno scritto? Per creare la verità dicibile da raccontare a quegli imbecilli degli italiani, tutti quanti noi, compresi il maresciallo e io. Noi siamo imbecilli, creiamo una verità e gliela diciamo. Perché gliela dobbiamo dire? Perché nessuno deve scassare i capacissi a dire qual è la verità di Moro. Noi la costruiamo e gliela diamo. E noi ce la siamo bevuta. Sentite quello che sta scritto nel memoriale e sentite la verità che noi abbiamo scoperto. A che ora è morto Moro nel memoriale? 6:30. La verità, 4:35. Quanti colpi? E i brigatisti, il memoriale e la magistratura dicono 11, i colpi sono 12. Quanti colpi silenziati? Il memoriale dice 4, i colpi silenziati sono 10. È morto sul colpo? Sì, è morto 40 minuti dopo, perché il generale comandante dei RIS, carabinieri eccezionali, Luigi Ripani, è venuto in commissione, ha portato il vestito di Moro del 78, tutto chiuso in cielo, falsicillato, eccetera, eccetera. Su questo bavero della giacca di Moro ci sta un rigurgito salivare deglutito da Moro vivo 40 minuti dopo essere stato sparato. Quindi non è morto sul corpo. Dove l'avete sparato? Nella Renault. Se tu spari nella Renault, i colpi vanno da l'alto verso il basso. Moro è stato ucciso con colpi che dal basso vanno verso l'alto, da una persona più bassa di lui, lui è alto, 1,78. Moro viene trovato nella Renault. Per capire la scena della Renault, la Renault era di un agricoltore marchigiano che venne arrestato il 9 maggio del 78, ma l'Arrigo aveva smarrito la denuncia di furto di questo contadino. Che cos'è la Renault? È la Pietà di Michelangelo, che sta in Vaticano, dove Cristo morto è Aldo Moro e la Renault è la Pietà. Ma attenzione, perché in quella Renault non c'è soltanto il cadavere di Moro, c'è il cadavere della libertà e della democrazia italiana, che qualcuno ha sigillato come Renault. E quel signore, Filippo Bartoli, 6 anni fa, prima di morire, 5 anni fa, prima di morire, mi chiama e mi dice: onorevole, mi hanno offerto 300.000 euro per comprare la Renault, ma io non la vendo, perché non voglio diventare ricco vendendo la regalata al museo della polizia. Una lezione di etica, di grande moralità, e io questo contadino di Marchigiano lo nomino tutti i santi giorni, Filippo Bartoli, perché un contadino ha dato a tanti presunti onesti di quest'Italia una grande lezione di etica. Gli volevano comprare la Renault a 300.000 euro, lui l'ha regalato alla polizia, al museo, quindi allo Stato. Continuiamo.
Moro viene trovato con la testa nella macchina, morto, e i piedi da là. C'ha questa mano qui e questa mano qui dietro. Il pollice è fracassato da una pallottola. Lo capite tutti? Se il pollice sta qua ed è fracassato da una pallottola, significa che i colpi sono entrati da qua, perché se sta nella macchina è giusto. Qui colpi non ce ne sono. Moro è stato ucciso con 12 colpi intorno al cuore. La tecnica della rosada, cioè tu spari intorno al cuore e non colpisci il cuore. Che, dottore, è una cosa difficilissima, perché il cuore non è che si vede da fuori. Andiamo avanti. La prigione di Moro. Andiamo con i carabinieri e la polizia nella prigione di Moro, che dicono i brigatisti, via Montalcino. Mettiamo la macchina, la Renault, nel garage, abbassiamo la Sarginesca, perché il memoriale e la magistratura dice che la Sarginesca è abbassata, e chiediamo ai brigatisti: Moro come è entrato? Dice dal cofano. Sapete tutti che cos'è una Renault 4. Per far abbassare la Sarginesca, la Renault la dobbiamo mettere vicino al muro. Se la Renault sta vicino al muro, il cofano non si alza, perché sbatte contro il muro. Per far alzare il cofano, dobbiamo fare la Renault un metro e mezzo più avanti. Stanno le foto sul mio sito. Per fare la Renault un metro e mezzo più avanti, dobbiamo alzare la Sarginesca. I RIS sparano 12 colpi, mentre noi stiamo in questo bugigattolo di garage. Ci fanno mettere le cuffie. Con le cuffie, i due colpi non silenziati, un rumore assordante, si sentono a 500 metri. I 10 colpi silenziati si sentono dal terzo piano. Gli interrogatori della Digos, degli inquilini di via Montalcini del 9 maggio 78, nessuno ha sentito il rumore. Chiaro? Come fa il memoriale e la magistratura a dire che Moro stava in via Montalcini? Perché il brigadista Valerio Morucci lo dice al giudice imposimato, ma non c'è una prova. Non c'è una prova. E Moro dove sta? Via Massimo 91. Palazzina dello Iolo, gestita da Marcino. Detenuto da due coniugi fiancheggiatori delle Brigate Rosse. Lei, professoressa universitaria, 26 anni, nel 78, lui, ufficiale dell'aeronautica con patentino NOS. NOS significa NATO. 78! 78. Capite bene che Parigi non è la capitale della Germania, ma il memoriale ci dice questo. E perché il memoriale ci dice questo? In modo tale che noi, saputo la verità, ci mettiamo in pace. La commissione d'inchiesta ha approvato all'unanimità, il 13 dicembre 2017, la relazione Moro che io vi sto raccontando. All'unanimità! Il relatore sono stato io. Ragazzi, non vi spaventate per quello che vi sto dicendo. In commissione, quando il capo dei RIS viene, porta 100 foto dell'autopsia di Moro. L'autopsia nel 78 si fa così. Si prende il bisturi, si taglia qui e si toglie il coperchio. Poi si taglia qui, si mette fuori fegato, polmoni, milza, pancreas e cuore. Poi si taglia qui dietro, un taglio a V, e si tolgono i reni. Praticamente, quando l'autopsia nel 78 a 1 lo hai massacrato. Anche perché il bisturi oggi si fa con il laser, quindi è meno invasiva. Il generale De Ris ci fa vedere 98 foto. Di che cosa? Di Moro all'autopsia. Quindi, nudo.
due foto per pudore ce le ha coperte. Siccome io sono come San Tommaso, io se trovo mia madre, che ha 87 anni, e la trovo implicata nel caso Moro, la vado a denunciare. Funziona così. Perché sennò uno non è che ci diciamo le cose e poi se trovo mia madre vado a denunciare, ovviamente so bene che sto facendo un paradosso. Dico al generale, scusi generale, fa vedere queste due foto. Nella commissione d'inchiesta le forze armate lavorano per la verità, quindi lavorano per noi. Il generale dice, l'interessante è che non si spaventi, stia tranquillo. Io vedo queste due foto e non mi spavento, perché non capisco. Che cosa vedo? Moro lato A e Moro lato B, cioè Moro davanti e Moro da dietro. Nudo. Qual è l'anomalia? È che Moro addosso c'ha un passamontagna, color rosa pesco, che gli arriva sotto l'ombelico, davanti e da dietro. E quando mai tu vedi un passamontagna che arriva qua? Non esiste al mondo. Il passamontagna arriva qua. In più questo passamontagna non c'ha i buchi degli occhi, della bocca, del naso e delle orecchie. E io gli chiedo, scusi generale, ma perché hanno messo il passamontagna? La volete soft o la volete brutale? Io ve la dico brutale. Ma vera. Non era il passamontagna. Moro è stato scuoiato, era la pelle che gli hanno preso e gliel'hanno abbassata sotto l'ombelico, davanti e da dietro. Perché? Perché nel 78, per dimostrare che una persona fosse stata drogata, bisognava scuogliarla. Oggi basta un tampone. Moro è stato scoiato perché lo Stato doveva dire che Moro era pazzo e che Moro era drogato e che quello che aveva detto nei 55 giorni era frutto di droga, di pazzia. Andreotti, il Presidente del Consiglio, dice le lettere di Moro nei 55 giorni sono irricevibili. Moro risponde dal carcere, Presidente Andreotti, lei passerà alla triste cronaca che le si addice, la storia è un'altra cosa. Lei è un uomo cinico, senza mai un momento di umana pietà. Giuliano Vassalli, presidente della Corte Costituzionale socialista, dice chi non ha conosciuto Moro può dire che le sue lettere non sono scritte e pensate da lui. Io che l'ho conosciuto a Bari, ai tempi della guerra, lui nelle lettere dice quello che diceva agli studenti dell'Università di Bari. Una persona prima di tutto. Moro dal carcere dice questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere. Dice anche io ci sarò sempre come punto di riferimento per evitare che del paese si faccia quel che se ne fa oggi. Dice anche il mio sangue ricadrà su di voi. E poi questa frase è bellissima. Detta nel 1943, forse destino dell'uomo non è realizzare pienamente la giustizia, ma avere sempre della giustizia fame e sete, è comunque un grande destino. Moro dice, nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e l'essere nel Mediterraneo, perché l'Europa intera è tutta nel Mediterraneo. Moro dice, alla Fiera del Levante nel 75, attenzione, negli anni della Seconda Guerra Mondiale nel mare Mediterraneo è morta la migliore gioventù europea, italiani, francesi, inglesi, russi, spagnoli, olandesi. Facciamo in modo che in futuro non abbia a ripetersi questa tragedia. In un futuro che per noi è presente, nel mare Mediterraneo non muoiono più gli italiani, gli inglesi, i russi, i francesi, gli olandesi, muoiono altri. Ma non è che cambiando il colore della pelle il problema della morte non ci sta. Morivano loro e muoiono oggi. Vi devo dire un'altra cosa, che forse è quella alla quale crederete di meno.
c'è in corso il processo di beatificazione. E nell'ultima pagina della relazione approvata dal Parlamento io ho fatto inserire la frase Moro, martire laico della libertà e della democrazia, perché se al tempo del Colosseo i romani uccidevano i cristiani nel Colosseo, li facevano mangiare ai leoni e quelli si battevano per il loro cristianesimo e sono diventati santi, Moro si è battuto per la nostra libertà e la nostra democrazia. Moro. A noi hanno detto che il generale dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stato ucciso dalla mafia. Non è così. Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso dalla mafia, ma non per motivi di mafia, ma per fottergli, come dice l'intercettazione ambientale, le carte di Moro. 6 anni fa, nel carcere di Opera, Milano, passeggia un deficiente pugliese, Alberto Lorusso, di Montenesco, provincia di Taranto. Da qui sono 400 chilometri. Che c'ha solo 6 ergastoli. 6 ergastoli, ragazzi, Sacra Corona Unita. Passeggia con un professore universitario di Oxford, che ha 24 ergastoli, si chiama Totò Rina. Questo deficiente pugliese chiede a Totò: Totò, ma noi perché fuggimmo dalla chiesa? Sul carcere, all'ora d'aria, c'è un drone, c'è un aeroplanino così che registra tutto. Totò risponde dicendo una cosa volgare, non vera, offensiva. Combà, all'Orusso. Futtimmo a dalla chiesa e a che da bottana dalla moglie, non perché Chistu si pensava essere il prefetto di Ferro, valeva meno del prefetto di Forlì. Un futtimmo, dialetto siciliano, futtimmo significa rubare, o futtimmo per fottergli le carte di Moro. L'omicidio della chiesa è il primo nel quale la mafia uccide una donna, la povera Emanuela Setti Carvalho, la moglie del generale. Perché? È antipatica? No. Perché nella tasca, c'ha le chiavi di casa e della casaforte. E dove abita dalla chiesa? Alla prefettura di Palermo. E chi arriva per primo alla prefettura di Palermo? La mafia. Dopo la mafia arriva il procuratore capo della Repubblica, che quando arriva apre la cassaforte, dentro stanno armi e soldi, ma non sta più niente. La suocera del generale, signora Maria Antonietta Setti Carraro, nel processo dice: mia figlia e generale hanno sempre detto che in cassaforte c'erano le carte e le bobine degli interrogatori di Aldo Moro. Perché ce ne arriva il generale della chiesa? Perché ne aveva rubate. Perché non è che se ruba il sindaco un altro, se rubo io un altro, se ruba il generale della chiesa è una persona onesta. No, il furto è sempre furto. E dove le aveva rubate? A Milano e a Genova. E perché le aveva rubate? Non lo so, bisognerebbe chiederlo. Sappiamo un'altra cosa, che il fratello del generale della chiesa, generale pure lui dei carabinieri, Romolo, è iscritto alla P2, l'associazione criminale di Vigio Genova, e che il generale della chiesa ha fatto domanda di iscrizione alla P2. Io non mi sono mai iscritto alla P2, e come me tanti altri. Io non ce l'ho con il generale della chiesa, ma la verità, se vale per loro, vale pure per la chiesa. Che ha sbagliato a iscriversi alla P2 e ha sbagliato a rubare quella roba che, tenuto in cassaforte, lo ha fatto uccidere. Quando tornate a casa, ricordate
ed è stato ucciso sostanzialmente perché voleva in Italia la democrazia compiuta, quindi l'alternanza di forze che sono diverse, democristiani e comunisti, ma che stanno in un sistema europeo. È stato ucciso perché voleva superare gli accordi di Yalta che avevano chiuso la Seconda Guerra Mondiale. Leonardo Sciascia, uomo di cultura italiano, dice: l'uomo giusto è morto al momento giusto, ma dice anche: fin quando gli italiani non sapranno la verità sulla morte di Moro, guarderanno a ieri e non a domani. Adriana Faranda, brigatista, pura, perché Senzani, Moretti e Morucci sono tre brigatisti infiltrati dai servizi segreti. La Faranda, che è la compagna di Morucci per un certo periodo, dice: se avessimo destinato alla cultura, alla letteratura, alla fame del mondo, il tempo, l'amore, l'autodeterminazione che abbiamo destinato al terrorismo, invece di cospargere l'Italia di sangue e morti, avremmo migliorato il paese. Franceschini e Curcio, 21 anni di carcere Curcio, 18 Franceschini, non hanno mai ucciso nessuno, sono i fondatori del Brigate. Quelli che hanno fatto il rapimento Moro, segno il gastolo, ma dopo 13 anni sono tutti liberi. Anche questo è il caso Moro. Tornando a casa, dite che Moro è stato ucciso, ma dite anche che mentre quelli che l'hanno ucciso materialmente e come protezione dei criminali non se ne ricorda più nessuno. Io giro l'Italia, dai paesi di libertà come il vostro, alla megalopoli, Napoli, Roma, Torino, Milano, Venezia, Palermo, l'attenzione sulla verità di Moro è identica. Cambia la quantità delle persone che ci ascoltano, ma l'attenzione è identica. E io, per questa attenzione, per l'invito del sindaco e dell'amministrazione comunale, per il silenzio con il quale mi avete ascoltato, vi ringrazio e vi auguro buon domenica.